Salve cari amici del canale Grande Risveglio. Eccoci all'appuntamento mensile con il messaggio di Matthew Ward. A fine lettura alcuni commenti. Buon ascolto. Messaggio di Matthew Ward, via Suzanne Ward, 4 giugno 2024. Con i saluti affettuosi di tutte le anime di questa stazione, questo è Matthew. Ci è stato chiesto come i verdetti di colpevolezza su tutte le accuse di reato mosse a Donald Trump influiscano sul progresso della luce in quel paese. Sebbene il processo abbia dato agli analisti politici e legali qualcosa di simile a uno scandalo da discutere, non sarà più grande di una nota a piè di pagina nella storia universale. Persino il campo energetico del potenziale terrestre, che riflette l'attività sulla superficie, ha avuto solo un intoppo quando sono stati annunciati i verdetti. Ciò non significa che in quel paese stia accadendo ben poco di importante. Lì e altrove anche le anime più forti vengono scosse dalle energie in aumento durante quest'ultima fase della battaglia tra luce e oscurità. L'oscurità sa di essere spacciata e le onde che sta producendo nei suoi ultimi sussulti sono contrastate da una luce intensificata proveniente da una miriade di fonti sul pianeta e fuori. Voi siete tra queste, cari fratelli e sorelle, e la vostra luce è davvero forte, ma i vostri corpi di terza densità sono suscettibili di attacchi di stanchezza e di squilibrio causati da energie che si scontrano. La luce è molto più dell'unica arma che può sconfiggere l'oscurità. La luce è ciò che siete, potenti anime immortali. La luce è tutto ciò che esiste in questo universo, è la vita e la coscienza di questo universo. Ho chiesto a mia madre di copiare qui i passaggi che disegnerò man mano, che si tratti di informazioni nuove o familiari. Tenetele a mente, vi aiuterà ad affrontare i mesi a venire con fiducia in voi stessi, serenità e ottimismo sul futuro della Terra. I brani che seguono sono stati tratti da Illuminations for a New Era e da numerosi messaggi. Suzanne, Matthew, per favore, parlami della luce divina. Matthew. Non è che l'aggiunta di divino alla luce la faccia diventare più luminosa, mamma. Semplicemente la luce è divina. La luce e la sua componente d'amore indivisibile è l'energia della fonte creatrice, la forza più potente del cosmo e l'essenza stessa della vita. L'amore luce è creatore e creazione. Non solo è la forza vitale di tutto ciò che è stato creato, ma è anche la composizione delle anime. Ogni anima ha il suo unico flusso di luce che la identifica, indipendentemente dalla sua stazione di evoluzione spirituale, dal luogo in cui si trova nell'universo, dal corpo fisico o eterico o dallo stato di spirito libero. Siete esseri eterni di luce e amore e le alte vibrazioni della vostra energia hanno creato un miglioramento sul pianeta durante tutti gli anni in cui siete stati lì. Semplicemente per il fatto di essere, siete così potenti, così influenti. Solo per semplicità di linguaggio siamo soliti dire luce o amore. Le parole sono intercambiabili, perché luce e amore sono la stessa energia. Possono essere viste, sentite ed espresse in modo diverso, ma non possono essere separate come le due facce di una moneta. Si potrebbe dire che la luce è il make-up di un'anima,
e che l'amore è la capacità di un'anima, ma non possono essere separati, così come l'anima non può essere separata dal suo legame eterno con Dio, l'essere supremo di questo universo, e con il Creatore, la fonte infinita, eterna, onnipotente e onnisciente, l'unità di tutto. La luce attribuita al Sole proviene in realtà da Dio attraverso il Regno Cristico, che è la prima espressione del Creatore. Il Big Bang è sempre stato un termine improprio. L'inizio era completamente silenzioso, mentre il Creatore, sorgente, creazione, si esprimeva come luce. Il Creatore, l'essere ultimo e il supremo governatore del cosmo. La sorgente, da cui proviene tutto ciò che esiste. La creazione, la sua azione e i suoi prodotti, le anime immortali. Tutto ciò che esiste in tutta la creazione si manifesta e si collega attraverso l'energia generata dal continuo fluire della luce che viene diretta e ricevuta. Non c'è inizio e non c'è fine, c'è solo l'unità del tutto. Ogni anima ne fa parte e ciascuna ha la capacità e la scelta di generare luce o oscurità. La luce entra in questo universo attraverso il suo essere supremo, che potete chiamare Dio, Allah, Geova, Yahweh o con qualsiasi altro nome. E tutto è universalmente collegato da e all'interno di questa energia. L'intero universo è luce. Perciò lo spirito, che è considerato fede, e la scienza, che è considerata realtà, sono la stessa cosa, luce che fluttua a una frequenza o a un'altra. L'equilibrio che mantiene l'ordine universale è dato dall'espansione e dalla contrazione sistematiche. Il movimento costante della luce permette alle menti di percepire se stessi, le altre persone, l'ambiente, tutto ciò che sembra visibile nel vostro mondo, come solido, mentre la realtà universale è che tutto ciò che vedete è luce che fluttua lungo una banda di frequenza illimitata e produce vibrazioni, la cui gamma è anch'essa illimitata. Le vibrazioni elevate, che sono la forza trainante dei negoziati pacifici, stanno anche sgretolando tutto ciò che è basato su intenzioni oscure. Le parole emettono vibrazioni e le vibrazioni di luce, pace e amore sono tra le più alte. Per la legge universale dell'attrazione, ovvero il simile attrae il simile, le vibrazioni delle parole si combinano con il simile e si diffondono nel mondo. Le parole ad alta gamma vibratoria si fondono con la luce. Quelle basse sono attratte da flussi energetici con attaccamenti oscuri e le emissioni delle parole intensificano la fonte a cui si uniscono. Assorbire la luce, che è semplicemente vivere in modo divino, è la migliore difesa del corpo contro gli elementi tossici delle scie chimiche e di tutte le altre forme di inquinamento. La luce rafforza il sistema immunitario e aiuta a raggiungere e mantenere l'equilibrio che favorisce la salute del corpo, della mente e dello spirito. Non possiamo dirvi come discernere se la vostra struttura cellulare è cristallina, ma possiamo dirvi che la trasformazione dalla struttura di carbonio avviene con l'assorbimento della luce, e questo viene facilmente. Come Dio disse a mia madre, è semplice come essere gentile. L'importanza della trasformazione delle cellule a base di carbonio in cristalline non può essere sopravvalutata. Le cellule cristalline contengono la conoscenza cosmica e consentono ai corpi di mantenere la vitalità nei piani astrali dove la Terra è diretta.
La ricezione della luce è di competenza dell'anima. L'assorbimento della luce è di competenza del corpo, che dirige la luce nelle sue cellule programmate dal DNA per accettarla. Tuttavia, gli attaccamenti di energia oscura, o scientificamente parlando negativa, bloccano la luce, impedendone l'ingresso nelle cellule e influenzando negativamente il DNA. È attraverso questo processo di blocco che le forze oscure sono in grado di creare delle marionette di persone sulla Terra, le cui intenzioni e le cui scelte di libero arbitrio sono basate sull'avidità, la spietatezza e la brama di potere. Queste persone non possono produrre da sole la luce per elevare le loro motivazioni e le loro azioni, ed è per questo che è necessario inviare loro la luce da altre fonti. Quando viene inviata in una quantità tale da poterla definire un assalto d'amore, non può essere ignorata, perché l'ondata di energia è molto potente. Per questo motivo vi invitiamo a inviare luce a persone le cui azioni considerate inconcepibili o diaboliche. Questo non significa condonare ciò che fanno o essere indifferenti alla sofferenza che causano, e certamente non significa sostenere le loro azioni. Si tratta invece di capire che l'oscurità non è nemica della luce o il suo opposto, ma è l'assenza di luce, e solo riempiendo questo vuoto con la luce si può eliminare l'oscurità nelle persone. Le dolorose ferite delle persone e della terra stessa sono state causate da ogni forma di ciò che si può chiamare male. Esporre ciò, letteralmente portarlo alla luce, è necessario affinché la guarigione possa avvenire. La luce, l'amore, è l'unica essenza nell'universo che può guarire il dolore, sia in una singola persona, sia in un campo di forza universale con una tale ampiezza di oscurità che non potete nemmeno immaginare. Ecco perché è di vitale importanza inviare luce alle persone il cui comportamento e le cui azioni ritenete detestabili, per cercare di mettere luce nelle loro scelte e attività. Le suppliche verbali o scritte possono o meno toccare la loro coscienza, perché quello strato dell'anima si atrofizza quando i suoi messaggi alla coscienza vengono ignorati di volta in volta, e la luce che li raggiunge a livello dell'anima è l'unico modo per aiutarli. È vero che chi riceve la luce può rifiutarla, ed è altrettanto vero che solo l'energia curativa della luce può eliminare l'odio, la violenza, l'oppressione, la brutalità e la guerra. Le ritorsioni in natura non lo faranno mai. Questa è la fisica che governa questo universo. La legge universale dell'attrazione, o il simile attrae il simile, che è in costante movimento. Qualunque energia venga messa in campo nella coscienza collettiva dei popoli della Terra, si diffonde nella mente universale, attrae l'energia simile e la riporta nel vostro mondo. Quando la luce amore è nelle menti e nei cuori, porta più simili a voi e le guerre e la violenza cessano. Il potere della luce amore è la chiave di tutto. Vi prego di tenerlo bene a mente quando vengono identificati coloro che sono ancora nascosti dietro le loro azioni oscure. Non offuscate la vostra luce concentrandovi sulla punizione per loro, ma piuttosto pensate a loro per quello che sono, gli anelli più deboli della catena dell'unità, e inviate loro l'energia di guarigione di cui hanno bisogno per elevarsi e rafforzare la catena per tutte le anime. Matthew, è difficile per me separare i miei pensieri sulle persone che stanno causando una sofferenza così terribile da ciò che stanno facendo.
Quindi non vedo come posso inviare loro luce, tantomeno pensarlo come amore. Mamma, tu accenderesti una torcia per guidare qualcuno fuori dalle tenebre dell'incertezza e dell'ansia verso un sentiero in cui sia fiducioso e sicuro, non è vero? Quelle anime hanno perso la strada e sono timorose e stanno naufragando. Non pensate a loro come alle loro azioni, ma piuttosto a ciò che volete per il mondo. Pensate alla gentilezza, alla disponibilità, alla giustizia e alla condivisione. Pensate a tutti i popoli che vivono in pace e armonia e inviate questi pensieri pieni di luce alle anime nell'oscurità. Pensavo che amando le persone automaticamente inviamo loro luce, ma ora mi chiedo se c'è dell'altro. Hai ragione a dire che i sentimenti d'amore per qualcuno portano luce a quella persona, ma hai anche ragione a pensare che ci possa essere dell'altro. Quindi, anche se non è necessario che tu comprenda il processo di invio perché sia efficace, ti spiegherò come funziona. La luce è all'interno del vostro spirito. La sensazione che descrivete come spensieratezza quando qualcosa vi dà gioia o state ricordando qualcosa che è stato speciale per voi. Pensate a come vi sentite quando uno dei vostri cani viene a strofinarsi con il muso su di voi, o quando ascoltate una delle vostre sinfonie preferite o vedete un bel tramonto. È come se tutto il vostro essere si illuminasse, e questo è ciò che sta accadendo. L'esperienza vi riempie di luce. La luce proviene dalla vostra anima, si connette con la vostra mente e fluisce attraverso il vostro corpo per produrre belle sensazioni o un'ispirazione aha. Non avete dovuto fare nulla per ottenere quella sensazione e qualsiasi cosa l'abbia evocata non ha dovuto fare alcuno sforzo speciale per creare le vostre sensazioni. Semplicemente, grazie alla ricettività della vostra anima alla luce, l'avete ottenuta. La luce, chiamiamola amore perché è di questo che stiamo parlando, che passa da una persona all'altra, non è diversa per causa ed effetto, ma potreste volerla avviare concentrandovi su qualcuno. Quando lo fate, le vibrazioni dei vostri pensieri e sentimenti raggiungono istantaneamente quella persona. L'energia fluisce da voi lungo la vostra forma pensiero, con intento e intensità, e la stessa misura di amore che avete inviato arriva direttamente all'indirizzo energetico che desiderate. Non ci possono essere falsi indirizzi, perché l'intento e i sentimenti sono totalmente chiari. Il ricevente non lo saprà coscientemente, naturalmente, ma la sua anima è consapevole della consegna. In parole povere, essere ricettivi alla luce consente una chiarezza spirituale che trascende i limiti della terza densità. Questi includono il pregiudizio e l'odio per le differenze, l'avidità, il giudicare gli altri per le loro scelte, il risentimento o il desiderio di vendetta, il fare carriera con la spietatezza, l'imbroglio e la menzogna, il controllare la vita degli altri e negare il loro libero arbitrio, il seguire ciecamente dogmi o ordini quando l'istinto dice che non sono basati sulla divinità. E la più grande di tutte le limitazioni della terza densità è la paura. In realtà tutte le altre emozioni e azioni negative che ho menzionato derivano dalla paura. È logico pensare che, cambiando alcune delle aree negative che ho menzionato, si diventa ricettivi alla luce e si cresce spiritualmente. I cambiamenti positivi sono certamente un progresso, ma non nella misura in cui si può pensare se si ha ancora paura delle situazioni personali o del mondo.
La crescita spirituale consiste nell'imparare a vivere senza paura, imparando a fidarsi pienamente del potere ineguagliabile dell'amore. Per quanto riguarda l'uso quotidiano della luce, mamma, diciamo amore qui. Nel vostro mondo l'amore è sconfinato, eppure questo non viene riconosciuto, anche se la parola è così comunemente usata. In termini più semplici, l'amore è la condivisione di Dio con tutte le sue creazioni. L'amore è la forza curativa dell'universo. L'amore è dentro l'anima e ha bisogno solo del vostro consenso alle sensazioni innate di amare gli altri e di ricevere il loro amore per voi. L'amore non ha limiti né confini alla sua capacità. Nell'espressione l'amore è trattare gli altri con gentilezza, correttezza, onestà, compassione, disponibilità, cura. Se si può dire che l'amore ha degli ingredienti, allora questi sono alcuni degli ingredienti dell'espressione divina in azione. Sapere che voi e Dio e ogni altra creazione di Dio siete inseparabili è amore. Sapere che la terra è una vita senziente e consapevole è rispettare tutte le sue forme di vita e amore. Rendersi conto che nessuno può conoscere gli altri a livello dell'anima e quindi non giudicarli, ma piuttosto non tollerare un'azione vista come dannosa è amore. Ascoltare il proprio sé divino è amore. Vivere il tipo di vita che genera amore per se stessi è amore. Provare gioia quando la si vede negli altri è amore. Fare qualcosa che porta gioia a un altro è amore. Perdonare se stessi e gli altri è amore. Condividere le proprie risorse con tutto il cuore è amore. Fare buone azioni senza aspettarsi nulla è amore. Sentire pace nel cuore e nella mente è amore. L'emozione silenziosa di vedere un tramonto o di sentire un uccello cantare è amore. E un sorriso è una delle espressioni d'amore più semplici e radiose. In tutti questi casi e in molti altri che potete incontrare e che istintivamente sapete essere amore in azione, state manifestando il vostro amore per Dio e di Dio. Mamma, non credo di averti detto nulla di sorprendente, ma forse è bene avere qualche riferimento come luce guida in questi tempi in cui l'oscurità può sembrare oscurare la magnifica abbondanza di amore nel vostro mondo. Grazie mamma. Amati fratelli e sorelle, siete potenti semplicemente per il fatto di essere, perché siete parte integrante della sorgente creatrice, l'essere supremo del cosmo e dell'essere supremo di questo universo. Ecco perché vi siete offerti volontariamente con entusiasmo e siete stati scelti per aiutare la vostra famiglia terrestre a capire che, con amore e luce, possono trasformare il loro mondo di terza densità in un paradiso di quinta densità. Un obiettivo meraviglioso e, nel continuum, già un magnifico successo. Tutti gli esseri di luce di questo universo vi onorano e vi sostengono con il potere dell'amore incondizionato. Amore e pace. Suzanne. Traduzione e voce Marina. Ecco, aggiungo questo. Quando Matthew Ward si collegò telepaticamente con sua madre Suzanne,
quasi 14 anni dopo la sua morte per un tragico incidente, avvenuta all'età di 17 anni, nel 1980, le parlò del loro accordo a livello di anima. Lei doveva prepararsi alla pubblicazione di trasmissioni da parte sua e di molte altre fonti extraplanetarie. Le loro informazioni hanno lo scopo di illuminarci, incoraggiarci e guidarci lungo il percorso di ascensione della Terra in questo periodo senza precedenti nell'universo.